show me stop, but now I'm going to move. This is all I know, you're my people, you're my home. We've been in holes with the curtains closed. That's gone dinner table. To wash up the ugly, to wash up the fuck, to wash up the unforgiving. Now we have songs. You matter to me. You matter to me. Sole pace belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo valore. Benvenuti a tutti, Fabio Caressa e Luca Matriggiani, ancora una volta insieme per raccontarvi più e meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un lauto pranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga in vetta calcio di funzione per il Napoli. Tiro davvero da dimenticare. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Ha tentato l'azione personale, scendendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Dzeko. De Bruyne. Palla intercettata. Passaggio in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Oh,
troppo lungo questo assaggio. Pucchi. Cerca l'uomo là davanti. Prova la verticalizzazione. C'è spazio, occhio! Solo il portiere si propone per un gol. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Il pallone arriva a Dzeko. La mette in avanti. Vuole la profondità. C'è lo spunto. Si spera. È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso bellino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno ci accompagna. Libero il momento giusto. C'è Dio. La conclusione è alta sopra la traversa, ma questo è un tiro che fa parte del suo repertorio. Palla di nuovo sul loro controllo. Sicuri in fase di palleggio. Dzeko. Pucchi. Allarga il gioco. Prova Depay. Parando di Szczęsny. Dzeko fa avanzare la manovra. Tentativo di passaggio lungo. Il Napoli ha un'impostazione di gioco ben precisa. Cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, ragione. E cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disminuire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Pulisic la sua palla in tempo per l'azione. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. Non impensierisce la difesa. Depay, una buona palla, spazio per cercare il varco. Maradona. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Lungo passaggio in avanti. Gioca una palla lunga. Va avanzare l'azione, un lancio lungo. Pucchi. C'è la palla lunga, in avanti. Lotta per perdere l'equilibrio. L'azione era partita bene, sono riuscito ad arrivare in aria però. Guarda. Scodella in avanti. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Opportunità di ripartire. Luis Suarez! E c'è la gol con l'Inter! E arriva così il gol del vantaggio. Si porta in vantaggio 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Pucchi. Difesa energica e decisa. Calcio di punizione per il Napoli. Ecco il Suarez.
ci hanno provato, non sono stati in grado però di passarsi. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Luis Suarez conquista la palla. Allarga il gioco con pallone a sinistra. E c'è una palla filtrata. Brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita. Devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in pareggiata. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Si parte per la seconda frazione di gioco. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. E questo è un passaggio quanto meno discutibile. Peccato un offside dal guardalinee. Pallone sprecato. Andiamo. De Bruyne. Pablo Sarabia. Difesa ancora decisiva. Pallone in out. Ci sarà rimessa laterale. Cagacazzo. Sempre nei momenti immensati li trovi. Mamma mia, quando stavo facendo l'azione mi mandavo il culo. Sempre. Nei momenti immensati quando facevo l'azione mi mandava vabbè lo so sto che sta. Recupero lo stesso del pallone. Pulisic mette la palla in avanti. Minchia, stanotte c'è terremoto, mamma mia, mamma mia. Che paura. In Albania, non le sei. Io l'ho sentito, mentre. Alle 4 stanotte, mamma mia. In che parte? In Albania, Tirana. Durazzo. Menchia. Ma come la chiesa duda, mamma mia, stavo dormendo. Mi sono svegliato, di soprassalto, mamma mia. Vedo vari uomini che rimangono alti anche quando sono. Sì, c'è un'occasione per ripartire in velocità e arrivare. Ha avuto paura. Minchia, veramente. Salò forte è stato, eh. Un boss passa forte. Un assist oggi. Scatta verso il pallone. Alessio, se sta, sai. Sta online. Beh, ci siamo messi d'accordo. Che dobbiamo giocare a problemi. Beh, l'ho contattato io. Ho detto se lì c'era stasera. Ho detto sì, sì. Ha detto, mo, alle 9 mani che perdi. Personalizza un po' il mio personaggio, cioè nel frattempo. Pallone lungo in verticale. Ottimo pallone in profondità. Un po' la risultanza, questa di Mbappé. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Pucchi. Prova a cambiare la situazione con una giocata avanti. Va a avanzare l'azione. Gioca all'indietro. Luis Suarez! E il portiere è riuscito a salvare. Bel tiro, troppo centrale. Luis Suarez! Il portiere contro piede. È riuscito a... E il portiere dice di nuovo. Si libera la calma. Scatta verso il pallone.
la gioca in profondità. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Prende subito il possesso della sfera. La gioca sulla destra. Ecco che parte il cross. Se lascia la palla lungo in avanti. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proprio andare avanti senza sbilanciarsi troppo. Si fanno messi, devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ci cerca il passaggio filtrante. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio e passa. Perde il duello fisico con l'avversario. Maradona! Magari più fortissimo. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Quanto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di Sassari. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco. Voleva fare entrare un giocatore fresco. Il lacrime. Ogni 13 partite un gol, bomba. Depay riceve in posizione interessante. Ecco anche la conclusione. Sì, gol di te. Il Napoli segna dopo il pareggio. No, bombe pareggiose. No, hanno pareggiato. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione, ma mancato che non ingrava. Dzeko è un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. Non ho capito perché non si riparte di nuovo in parità. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita. Ora mi chiedo se tira così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare da Stevens. Passaggio sulla destra. E trovo il compagno. Continua ad andare. Palla a piedi. E calcio d'aria. Tutti si preparano a saltare. Intercetta il passaggio, pericolo. Maradona. Palla in avanti verso il compagno. E il tocco è verso il portiere. E l'arbitro chiude qui la partita. Finisce dunque in parità. E a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? È stata una partita combattuta. Entrambe le squadre avevano voglia di vincere. E questa è la partita. Non sta solo perché non c'è stato il lampo. Fisico fatto una cosa e sta i capelli, e stanno i capelli, barba, capelli, colore però. La bombella sta colore. Anything I do, they do, be like, they wanna be like you. Anything I do, they do.
Quella corti lunghi anche codini poi questo sti capito quelli medi un cazzo no, che schifo sia questo si sì.